Quindi, prima parte, seguitemi, nel senso che ci saranno un po' appunto di principi base di diritto d'autore. Se qualcuno ha già seguito qualche mio seminario, anche in questi giorni, perché da quando c'è la quarantena ne ho fatti un po' sulla mia pagina Facebook, può essere che questa prima parte, queste prime 4-5 slide siano già viste, perché sono le solite, diciamo, che utilizzo per spiegare come funziona il diritto d'autore. Ad esempio questa. Questa è una slide che utilizzo per far vedere come, diciamo, per analizzare, per capire meglio il tema del diritto d'autore, sia necessario osservarlo da questi due punti di vista. Cioè, il diritto d'autore va sempre guardato secondo queste due ottiche, per averne una visione completa e organica. Perché, essendo come tutti i diritti che fanno parte del macro, del grande insieme chiamato proprietà intellettuale, diritto alla proprietà intellettuale, hanno queste due ottiche contrastanti. Da un lato ci sono i titolari dei diritti, che sono coloro che creano le opere e che quindi sono interessati a sapere, cioè, a sapere come il diritto, come l'ordinamento giuridico tutela la loro creatività, e quindi sapere quali sono le opere tutelate, quali sono i metodi per diventare titolare dei diritti e quali sono gli strumenti che appunto la legge riserva loro per difendere questi diritti. Okay? Però dall'altra parte, lato blu, c'è tutto il resto del mondo, ci sono tutti coloro che invece non sono creatori di opere, ma sono utilizzatori di opere e che quindi vogliono sapere sostanzialmente quali libertà si possono prendere, no? Fin dove possono tirare la corda per poter utilizzare opere di altri. La domanda che trovate in alto però è voi da che parte state, cioè nel senso serve a stimolare un po' la riflessione in voi sul fatto che non sempre siamo del tutto da una parte o del tutto dall'altra. Difficilmente, soprattutto in un mondo come quello digitale, possiamo dire di essere solo sul lato arancione e vedere solo le cose dal lato arancione o vederle solo dal lato blu. Se tra noi, credo, come credo ci siano molti social media manager oppure che ne so, grafici, gente che progetta siti web o che organizza eventi o webinar e interventi formativi sul web. È chiaro che non siete nettamente di qua e nettamente di là, cioè fare che ne so, organizzare un evento, fare la locandina richiede da un lato l'attività creativa del grafico che fa la locandina, ma magari in questa locandina c'è l'immagine che viene presa da una banca dati. L'immagine di sfondo o centrale della locandina viene presa a sua volta da una banca dati di immagini oppure viene cercata sul web e quindi vedete che questa attività pone, da un lato ci pone come titolari dei diritti perché abbiamo creato un'opera creativa, quindi un'opera originale nuova e quindi abbiamo dei diritti su questa opera, dall'altro però in questa opera viene utilizzata un'opera preesistente, quindi siamo diventati anche utilizzatori di opere. Il mondo del web, nel mondo dei social media soprattutto, ci fa nevroticamente saltare di qua e di là, perché tutte le volte che facciamo, che prendiamo un'immagine per realizzarne un meme, oppure no, cioè siamo sul nostro dispositivo, che può essere anche un cellulare da poche decine di euro ormai, qualsiasi cellulare che abbia una connessione a internet diventa un potenziale strumento di violazione del diritto d'autore, no? Il tasto scarica e modifichi, oppure il tasto condividi esternamente, quello che hanno i cellulari Android, oppure già il fatto che si possa scaricare un contenuto, modificarlo, ricaricarlo da un'altra parte, questo già pone cioè, crea un'attività che va a toccare il diritto d'autore in un modo o nell'altro. Da un lato c'è una percezione molto bassa di questo tema, nel senso che gli utenti internet, boh, se facciamo un sondaggio, non so qual è la percentuale di persone che sono consapevoli del fatto che quelle azioni hanno una rilevanza dal punto di vista del diritto d'autore, dall'altro è anche il bello di internet, cioè internet è quello, no? Internet è anche un'attività, è un medium che permette una forte condivisione, una velocissima condivisione di contenuti creativi, che il diritto d'autore lo voglia o non lo voglia. Ok, quindi questa è la realtà, però ecco, la slide serve per farvi riflettere. Noi oggi faremo esattamente questo, cioè cercheremo di guardare la materia, cioè tutti gli esempi che farò, cercherò di porli nelle due ottiche, cioè di farveli guardare sia dal lato dei titolari dei diritti, sia dal lato degli utilizzatori, quindi con diciamo, questo continuo passaggio da un lato all'altro. Poi mi direte voi un po' Non abbiamo, purtroppo, se avessimo avuto tempo una mezz'ora in più, avrei fatto un giro di presentazioni, così avrei capito bene qual era la vostra estrazione, quindi avrei intuito meglio
le vostre aspettative sul corso, ma non si può fare, quindi vado avanti così e poi mi direte voi alla fine se c'è qualche curiosità. Allora, giusto per capire di cosa si occupa il diritto d'autore, io solitamente faccio vedere le prime due norme della legge italiana sul diritto d'autore. Abbiate pazienza, in questa presentazione non ho tante norme da farvi vedere, però alcune servono per appunto capire di che cosa ci stiamo occupando. La legge sul diritto d'autore è quella che trovate lì, la 633 del 41. È una legge molto antica, possiamo dire, è del 41, ma non è rimasta uguale a se stessa fin dal 41, è stata modificata più volte, tant'è che già in questa slide vedete che non può essere del 41. Nel secondo paragrafo si parla di software, quindi chiaramente non è rimasta uguale, è stata modificata. Dice questa legge, questo articolo, ci dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Quindi questa, fino alla parola espressione, era la norma del 41, era come il legislatore del 41 si era immaginato il diritto d'autore. Cioè il campo d'azione del diritto d'autore per lui era questa roba qua. Quindi opere dell'ingegno di carattere creativo, quindi questo è l'oggetto del diritto d'autore. La risposta là in alto, alla domanda là in alto, che cosa tutela il diritto d'autore, la risposta corretta è opere dell'ingegno di carattere creativo. Quindi devono essere di carattere creativo, cioè l'elemento fondante, il requisito è il carattere creativo, ci deve essere un'attività creativa vera, cioè non deve essere la mera riproduzione di qualcosa fatto da altri, di qualcosa di preesistente o di qualcosa di necessitato, cioè se quella cosa lì tutti la farebbero nello stesso modo, perché non ci sono altri modi per farla, allora probabilmente lì non c'è copyright, non c'è diritto d'autore perché non c'è carattere creativo. Ok? Non basta il fatto che l'abbia fatta io, deve esserci quel minimo di originalità che fa scattare la creatività. E poi, vedete, elenca i principali campi in cui si esprime la creatività umana. Letteratura, musica, arte figurativa, architettura, teatro, cinematografia. E aggiunge qualunque ne sia il modo la forma d'espressione, cioè il legislatore del 41 già aveva immaginato che queste classiche forme di creatività si sarebbero evolute in virtù della evoluzione tecnologica, anche infatti quello che abbiamo oggi. Cioè, noi oggi abbiamo tutte queste forme di creatività che però vengono trasmesse attraverso un unico mezzo di comunicazione e fruite attraverso un unico dispositivo, no? Salvo l'architettura, che l'architettura, cioè un progetto lo posso fruire, ne posso fruire attraverso un cellulare, attraverso uno schermo, ma poi quando deve essere realizzato sulla pubblica via c'è bisogno di cemento e mattoni. Tutto il resto, no? Tutto il resto può essere digitalizzato, può essere trasmesso attraverso una rete e messo a disposizione di un potenziale, come dire, un pubblico potenzialmente di tutto il mondo, no? Letteratura, testi, quindi in generale, la musica in tutte le sue forme, l'arte figurativa, compresa anche la grafica, no? Quindi l'attività di grafica multimediale che fate rientra nel concetto di arte figurativa, teatro e cinematografia. Aggiunge poi, vedete, il secondo paragrafo, che è figlio di modifiche degli anni 90, sono altresì protetti i programmi per l'elaboratore, nonché le banche di dati che per la scelta e la disposizione del materiale costituiscono creazione intellettuale dell'autore. Quindi aggiunge altre due forme, il software e le banche di dati. La stessa cosa viene fatta nella norma successiva, cioè l'articolo 2 non fa altro che dettagliare meglio questo elenco che è già stato fatto nell'articolo 1, scomponendolo in 10 categorie di opere dell'ingegno, 10 tipologie di opere, le vedete, sono due slide perché la norma era molto lunga, ho dovuto tagliarla. E quindi le prime 7 sono quelle che erano già previste dal legislatore del 41, le ultime 3, e quindi vedete, letteratura, musica, coreografia e pantomima, arte figurativa in senso più ampio, architettura, cinematografia, fotografia, e poi 8, 9, 10 sono quelli nuovi, sono quelle che sono state aggiunte via via nel tempo, dagli anni 90 in poi. Nel 92 programmi per l'elaboratore, nel 96 le banche di dati e nel 2001 le opere del design industriale, che è l'ultima aggiunta, diciamo, quella della tutela del design industriale sotto diritto d'autore. Nell'ottica del nostro seminario, cioè noi dobbiamo occuparci dei social media, cioè delle tipologie di opere che vengono veicolate attraverso i social media. Quindi quali sono queste? Cioè quelle con la freccina arancione di fianco, no?
Cioè, sui social media tendenzialmente cosa abbiamo? Opere letterarie, perché un post, anche un post su Facebook, anche un tweet eventualmente, poi possiamo ragionare sul fatto che il tweet, essendo così breve, non sia sufficientemente creativo per essere davvero un'opera letteraria, però possiamo ragionarci. Le opere musicali, perché sui social media, no, facciamo circolare continuamente opere musicali, in questi giorni ne abbiamo viste a Bizzeff. Questi giorni quanti musicisti o quanti amatori si sono collegati attraverso che ne so, il loro canale Instagram, oppure il loro profilo, la loro pagina Facebook, per suonare un brano con la chitarra, per cantare, per fare la collaborazione a distanza tra il cantante X e il bassista Y, che stanno uno a Roma e l'altro a Milano. Ok, è una cosa abbastanza sotto gli occhi di tutti in questi giorni. E lì si pone una questione di diritto d'autore, indubbiamente. Okay? Le opere della scultura, della pittura, dell'arte e del disegno, perché come abbiamo detto c'è la parte della grafica. Le opere dell'arte cinematografica, cioè quando carichiamo un video su YouTube di cui noi abbiamo realizzato, cioè un video che ha un, come dire, anche se è un video di 5 minuti, ma è comunque rientra nel concetto di arte cinematografica o videografica. Un video musicale è una piccola forma di arte cinematografica che dura 4 minuti, 3 minuti e mezzo, però rientra comunque in questo punto 6. E poi, vabbè, quello è, diciamo, il tipo di opera per eccellenza dei social media, le opere fotografiche o le fotografie. Vabbè, oggi non abbiamo tempo di fare distinzioni tra opera fotografica e fotografia, però appunto quando la fotografia è scattata con un sufficiente carattere creativo, viene tutelata come opera creativa in senso pieno, come se fosse un romanzo, come se fosse un brano musicale, come se fosse un film, un'opera cinematografica. Ok? Quindi queste 1, 2, 3, 4, 5 sono più o meno diciamo, il campo su cui ci muoviamo per un seminario come quello di oggi. Ci sarebbe anche da parlare di software eventualmente, nel senso che se parliamo di piattaforme social come GitHub o GitLab, che sono di fatto delle piattaforme social in cui gli sviluppatori si scambiano software, no? Si commentano e pubblicano righe di codice, oppure anche OpenStack, cose del genere, Stack Overflow. Queste sono piattaforme che hanno comunque una funzionalità social molto diverse da quello che voi potete immaginare per social, nel senso, molto diverse da Instagram o da Snapchat, ma anche lì potremmo fare l'esempio, però direi che già queste 4-5 cose ci danno un bel po' di grattacapi, quindi direi di soffermarci su queste. La classica domanda, cioè il requisito fondante del carattere creativo. Come vi ho detto prima, per il diritto italiano c'è diritto d'autore se c'è carattere creativo, e c'è carattere creativo se c'è originalità più novità. Ok? Quindi per il diritto italiano questi sono i due sottorequisiti in cui è scomposto il concetto, il requisito del carattere creativo. Gli inglesi, la dottrina giuridica anglosassone, fa un ragionamento diverso e lo scompone in tre sottoelementi, in tre componenti: skill, labor and judgment, cioè competenza, fatica, labor nel senso di impegno, e judgment, cioè giudizio, scelta. Questo è molto interessante, mi piace diciamo, la versione anglosassone del concetto di carattere creativo. Ok, quindi questo è quello che fa scattare la tutela di diritto d'autore. La domanda che immagino, che io ho chiamato domanda da 1 milione di dollari, ma anche da 1.000 milioni di dollari se volete: siamo sicuri che ogni post che mettiamo sui social ha davvero un carattere creativo? Perché se non ha un carattere creativo, allora non si pone neanche il problema. Il nostro seminario si può finire qua, no? Cioè, se il mio account Twitter non fa altro che faccio un crawler che va, quindi uno scriptino automatico che va sul sito dei principali quotidiani, quindi Corriere.it, Repubblica.it, Messaggero, Giornale, Sole 24 Ore, e prende i primi 10 titoli della home page e li trasforma in un tweet, cioè copia e incolla i titoli e li butta su Twitter. Quella roba lì non è, anche se mi sono fatto un discreto sbattimento per scrivere lo script, avrò sicuramente un diritto d'autore sul software, sullo script che fa sta cosa, ma non avrò un diritto d'autore sui tweet, perché sono dei copia e incolla banali,
e pedissequi di news fatte da altri. Anzi, ci sarebbe pure un problema di diritto d'autore dall'altro lato, cioè bisognerebbe chiedersi se si può fare questa cosa, cioè se io posso mettere in piedi un account Twitter che non fa altro che copia e incollare titoli di giornale che vengono da altri siti. Perché a un certo punto, che ne so, l'editore del Sole 24 Ore potrebbe non gradire e mandarmi una lettera di diffida perché mi sto parassitando semplicemente alla sua attività. Okay? Parlo come dire, col condizionale, perché sono tutte situazioni che non possiamo sapere. Cioè, da un lato c'è chi lo fa, ogni tanto succede che qualcuno venga, che a qualcuno vengono tirate le orecchie e si spieghi che certe cose non si possono fare. In altri casi invece vengono, come dire, tollerate, no? Cioè, come la musica amatoriale su YouTube, se voi fate le cover degli U2, dubito che, cioè, siete una piccola cover band di provincia degli U2, dubito che gli U2 o la loro casa discografica vi vengano a bussare alla porta perché gli state violando i diritti d'autore. Però se iniziate a essere una cover band di un certo livello che va in giro a fare le serate, fa i dischi incidendo brani degli U2, vi assicuro che dovete passare da altri canali per poter ottenere le necessarie licenze. Ok, quindi purtroppo bisogna stare su un livello ipotetico. E infatti la risposta peggiore che un giurista vi potrà mai dare, ma che purtroppo non possiamo fare meno di dare, soprattutto in questo caso, è dipende. Cioè, se volete sapere se ogni post sui social media ha carattere creativo, bisogna farlo passare di volta in volta, ciascuno, deve guardarlo qualcuno che ha l'occhio clinico. Uno come me, nel senso uno che si occupa di questa materia, che ha l'occhio clinico, e valutare se c'è carattere creativo. Prima vi ho fatto un esempio estremo, poi ci sono degli esempi intermedi, cioè un post su Twitter, un tweet di, vi ricordate com'era Twitter fino a pochi anni fa, che era di 140 caratteri? 140 caratteri sono davvero molto pochi per poter dire che ci sia una vera creatività, perché sono davvero poche parole, e quindi boh. Adesso che sono 280 potrebbe iniziare ad avere più un senso. Classica domanda che ci si fa qui, dopo aver presentato come funziona il diritto d'autore, di cosa si occupa il diritto d'autore, è come uno di questi autori, cioè come uno di coloro che, di queste persone che sviluppano, vedete, opere letterarie, fotografie, sculture, che fa video, ma uno di questi creativi, come fa a diventare titolare del suo diritto d'autore? Come acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni? Non c'è bisogno che mi rispondiate, perché sennò andiamo lunghi, però vi lascio 5 secondi di suspense per darvi una risposta. Cioè, secondo voi, come diventa un autore titolare dei suoi diritti? Il musicista che scrive un brano musicale? Oppure il fotografo che scatta una foto? 4, 3, 2, 1. Qualcuno ha scritto, attenzione. No, dai, mi interessa, voglio vedere. In chat qualcuno ha scritto. Uno ha scritto automaticamente. L'altro dice deve depositare. Allora, vi dico che statisticamente io ottengo 3 diverse risposte. E 2 sono arrivate, esatto. 2 sono arrivate. Uno dice automaticamente, l'altro deve depositare. Chiedo, ma deve depositare dove? A chi ha scritto devo depositare, perché così è un po' generico. Però vabbè, allora, erano esattamente le risposte che mi aspettavo. Perché, ecco, uno dice alla SIAE, ecco esattamente quello che mi aspettavo. Benissimo, presso il servizio del diritto d'autore. Ok, allora, io ho chiesto come si acquisisce il diritto, la domanda era molto precisa. E la risposta esatta è stata in realtà la prima che mi è stata fornita, cioè si acquisisce automaticamente senza dover fare nulla. Eccolo qua. Articolo 6. Articolo 6 della legge ci dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore, un giro di parole tipicamente legalese per dire come acquisisco il diritto d'autore, è la creazione, vedete, è costituito dalla creazione dell'opera. Punto. Potrebbe finire qui la norma, poi aggiunge quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi lo so che vi stupisce. Ah, c'è un commento. Scusate. Sono ripetente. Ah, ok. Seguo già i tuoi corsi. E allora, eccoci qua. Sì, è vero, nel senso che il diritto d'autore si acquisisce automaticamente ed è una cosa che, per chi non la sapesse, è rivoluzionaria, perché cominciate a capire che allora
tutto quello che stavate facendo era sbagliato. Cioè, voi pensavate che se qualcosa si trovava in rete e non c'era scritto nulla, allora non c'è diritto d'autore, perché se c'è diritto d'autore, allora questa cosa deve essere, quest'opera deve essere stata registrata da qualche parte. Invece è esattamente il contrario, mi spiace. Tutto è sotto diritto d'autore, salvo i casi in cui c'è indicato chiaramente che l'autore ci autorizza a utilizzare, no? Il classico esempio delle licenze open, delle Creative Commons, di cui oggi non possiamo parlare, che però è uno dei miei temi cari, no? Quindi vi invito ad andare a cercare i miei slide, i miei videocorsi sulle Creative Commons, però esattamente quello è il meccanismo, cioè tutto ciò che viene creato e che ha quel minimo di carattere creativo diventa automaticamente tutelato dal diritto d'autore, tutte quelle 10 cose che abbiamo elencato prima, e succede in alcune situazioni che invece io posso utilizzare, cioè gli utilizzatori possono liberamente prendere le opere e utilizzarle, però appunto sono casi eccezionali. Oppure ci sono casi in cui è l'autore stesso che attraverso una licenza ci dice che possiamo utilizzare liberamente l'opera. E infatti la domanda che diciamo viene spesso confusa con quella che vi ho fatto prima è questa. Cioè, come faccio a dimostrare di essere il titolare dei diritti? Allora è diverso. Io prima vi ho chiesto come faccio a acquisire il diritto. Capisco che noi giuristi abbiamo insomma queste sfumature sulle parole, non è da tutti, però tra acquisire il diritto e dimostrare la titolarità del diritto sono due piani separati, no? Uno è il piano sostanziale, l'altro è il piano probatorio. Qua parliamo del piano probatorio, cioè come uno di questi autori che ha acquisito il diritto automaticamente con la mera creazione, però è in grado di dimostrare che è davvero lui, non è qualcun altro il titolare di questo diritto, cioè questo è il concetto. Non abbiamo qua una norma, cioè non ho una legge da farvi vedere, perché la legge sul diritto d'autore italiano non stabilisce un modo unico, cioè non ci dice che per avere la data, per avere, scusate, la prova di paternità devi fare così. Lascia un po' al buon senso e alla logica. Se ci pensate, la logica cosa ci dice? Che una prova di anteriorità temporale è già sufficiente. Cioè, se Tizio sta litigando con Caio perché entrambi sostengono di aver creato un brano musicale o di aver scattato una foto, facciamo l'esempio di aver scattato la foto, è chiaro che se Caio tira fuori un negativo che è palesemente datato nel 2015, è chiaro che vince rispetto a Tizio, che invece ha una copia digitale che invece è datata 2017. Perché chiaramente riesce a dimostrare che la prova di anteriorità temporale ce l'ha lui. Okay? Io ho aggiunto però possibilmente con data certa. Cioè il diritto italiano, diciamo, da... quando si parla di datazione di un documento, di qualsiasi tipo di documento, distingue tra data semplice, diciamo, e data certa. Data certa è una data che viene, che, come dire, fa fede da un punto di vista della prova, fa fede pubblica, e quindi, salvo riuscire a dimostrare che ci sia stata una manomissione, e quindi che ci sia stato un atto volutamente e artatamente mirato a contraffare la data, fa fede, quindi non c'è bisogno di ulteriori prove. Quindi se avete un documento con data certa, siete in una botte di ferro, no? Tipico caso di documento con data certa è, ad esempio, pensate a una tesi di laurea che viene depositata, no? Prima di laurearvi dovete depositare la tesi di laurea in segreteria studenti, meno quello che è successo a me un po' di anni fa, no? Ancora prima degli archivi digitali. Prima di laurearmi, 15 giorni prima, c'era la regola che dovevi portare una copia della tesi di laurea, quella rilegata male, quella da spendere poco, diciamo, in segreteria studenti. La segreteria studenti ti metteva un timbro, un numero di protocollo sulla copia che depositavi e la infilava in un archivio che era lì, pubblico. E tu avevi sul libretto un timbro sempre del funzionario della segreteria studenti che diceva che nel giorno X lo studente Simone Riprandi aveva depositato la tesi laurea intitolata Y. Okay? Quindi quella roba lì è già una data certa, perché c'è un funzionario pubblico che sta mettendo un numero di protocollo, un timbro e una firma. Okay? Quindi se poi qualcuno vi copia un capitolo intero della tesi di laurea, siete abbastanza in una botte di ferro, basta chiedere un accesso agli atti all'università, farsi dare una copia autenticata e dimostrare al giudice che quel capitolo lì l'avevate scritto voi 20 giorni prima.
Poi questi sono esempi tipici del mondo pre-digitale. Nel mondo digitale la datazione sul documento si può fare in tanti altri modi molto meno macchinosi, molto meno dispendiosi. Pensate alla famosa PEC, no? La posta elettronica certificata è una posta elettronica che fa fede nell'invio e nel ricevimento del messaggio, no? Come se fosse una raccomandata con ricevuta di ritorno. Pensate alla firma digitale con marca temporale, cioè la firma digitale è quella che si appone sui documenti attraverso la smart card o attraverso un token, un dispositivo, no? Quando fate le operazioni in banca sull'home banking e la banca prima di far partire il bonifico vi chiede, no? Vi chiede il numerino, il token, che adesso è quasi sempre attraverso l'applicazione di un cellulare, però quella è una forma di firma, di firma elettronica qualificata, perché non basta mettere una username e una password, ma ci vuole anche un dispositivo che ti dà una one-time password, quindi quella roba lì è difficilmente manomissibile, è difficile che ci sia qualcun altro che sta inviando quel bonifico nello stesso momento e sullo stesso vostro conto corrente, ok? Tutte queste forme servono per appunto anche dare datazione certa. Applichiamo questi metodi nell'ambito del diritto d'autore, quindi su opere creative, e vedete com'è facile avere una prova di data certa su un file di qualsiasi tipo. La domanda che sicuramente vi starete facendo è quella che io ho già anticipato lì nella slide, cioè la data messa automaticamente dalle piattaforme è sufficiente? E anche qua, questa qui fa il pari con l'altra domanda da $1 milione. Dipende anche qua, forse sì. Cioè, è sempre meglio che niente. Quindi, ad esempio, c'è stato un caso in cui in una causa giudiziale di violazione su una fotografia, sui diritti di una fotografia che era stata pubblicata su Facebook, il Tribunale di Roma ha riconosciuto, una sentenza di penso 4-5 anni fa, e il Tribunale di Roma ha riconosciuto che la data messa da Facebook fosse sufficientemente certa, perché non c'era modo di manometterla da parte del gestore, di colui che aveva caricato l'immagine, perché l'immagine era caricata su una, come si chiama, su una community, cioè insomma non c'era modo di manometterla. Dopo una perizia fatta fare da, giustamente, chi si occupa di perizie informatiche e di sicurezza informatica nei tribunali, il giudice ha stabilito che quella fosse una data certa. Però vedete che, perché ho risposto forse? Perché finché non si va di fronte al giudice e non si discute, non abbiamo la certezza. Quando avremo una sentenza di Cassazione che dice con una certa, diciamo, univocità che è sufficiente la data di Facebook o di YouTube come data di riferimento, allora potremo cantare vittoria. Per adesso accontentatevi di un forse. Però ecco, mi interessava tenere separati questi due concetti. Questo è importante. Cioè, da un lato il fatto che il diritto d'autore si acquisisce automaticamente, e dall'altro il fatto che la prova della paternità è una, possiamo dire, è una precauzione in più che l'autore può prendere. Ma non cambia nulla, cioè dal punto di vista del diritto d'autore lui ha tutti i diritti lo stesso, anche se non si fa una data certa. La data certa è una forma di garanzia in più che lui si può fare prima di mandare in giro l'opera. Okay? Detto questo, adesso non è che vi sto dicendo di farvi una data certa per ogni tweet, per ogni foto che mettete sui social, perché sennò impazzite. No, vi parla uno che gestisce 4-5 pagine Facebook, che ha l'account su Instagram, che ha 2 account su Twitter, cioè che ho il blog, cioè se io ho SlideShare, ho il blog, ho YouTube, se io ogni volta che faccio un post mi mettessi a fare sta cosa, impazzirei, quindi... Ci sono situazioni in cui invece è importante farlo, cioè magari quando inviate il manoscritto di un vostro libro a un editore, oppure lo mandate a 10 editori per essere valutato. Ecco, in quel caso sarebbe una cosa intelligente farsi prima dell'invio una data certa, perché lì magari insomma c'è un'opera, c'è un lavoro di un certo tipo e può essere interessante tutelarlo il più possibile. Questo è un po' il punto d'arrivo di questa nostra prima parte, cioè vedete... Siamo arrivati a dimostrare che il copyright è un meccanismo closed by default. Lo so che è esattamente il contrario di quello che normalmente l'utente medio di internet e dei social media pensa. Uno pensa, ma tanto la credenza popolare ma più diffusa è se è su internet allora vuol dire che si può usare, no?
Cioè, nulla di più falso per quanto riguarda il diritto d'autore. Vale anche per la privacy, cioè, non è che se un dato è sul sito di un comune, allora lo posso prendere, lo posso utilizzare. Può essere che il comune che lo sta pubblicando abbia i diritti, abbia tutte le autorizzazioni per pubblicarlo e io no. Punto. Qua stesso discorso. La regola è questa, la regola è che è tutto sotto copyright, tranne ciò che cade in pubblico dominio, quindi stiamo nel lato arancione dello schema. Quando passano i 70 anni dalla morte dell'autore, a un certo punto l'opera diventa di pubblico dominio, quindi vuol dire che lì diventa di tutti, non c'è più bisogno di chiedere il permesso. Se voglio fare, no, visto che si parla di epidemie, se voglio leggere un capitolo di Manzoni, dei Promessi Sposi, per fare una riflessione su come il mondo del pensiero dell'Ottocento era molto simile a quello di oggi, non devo chiedere il permesso ai parenti di Manzoni, agli eredi di Manzoni. Lo posso fare liberamente perché è caduto in pubblico, i Promessi Sposi sono in pubblico dominio. Viva Dio. Però ecco, vista così, la situazione vi sembrerà molto bianco e nero, no? Cioè, o tutto sotto copyright o tutto fuori dal copyright. In realtà non è così, non è così bianco e nero perché c'è tutta una sfumatura di grigio data dalle eccezioni che trovate sul lato destro della slide. Cioè, nel lato destro abbiamo, vedete, delle eccezioni, delle situazioni di eccezione che individuano delle situazioni di libero utilizzo. E in queste situazioni di libero utilizzo rientrano alcune norme che, vedete, cioè, è divisa già in due, no? Cioè, da una parte abbiamo le norme che stabilito dalla legge vuol dire che ci sono delle norme giuridiche, articoli nella legge italiana sono gli articoli 65 seguenti, che permettono agli utilizzatori di prendersi delle libertà, cioè di prendere e riutilizzare opere fatte da altri senza dover chiedere il permesso. Ok? Quindi, il libero utilizzo è stabilito dalla legge. Non vuol dire che le opere non sono più tutelate dal diritto d'autore, eh? Attenzione, sono ancora opere tutelate, quindi non sono ancora cadute in pubblico dominio. Semplicemente siamo in un caso di libera utilizzazione, di eccezione al diritto d'autore. Dall'altro lato, l'ultima gamba a destra del nostro schema è invece quello che vi avevo già citato prima, il caso in cui è lo stesso titolare dei diritti a liberarci da alcune scocciature, a darci alcune liberatorie. A darci al darci alcuni permessi di utilizzo. E infatti CC, il simbolino del CC sta per Creative Commons, che sono le licenze più note per fare esattamente quel lavoro lì, cioè per concedere liberamente utilizzi dell'opera. Anche lì non abbiamo oggi tempo di approfondire, ci sono un sacco di miei corsi su questo argomento, probabilmente l'argomento da me più battuto.